Insomma, buona giornata, ma una buona giornata veramente di cuore, ve la do mentre da qui a breve, insomma, mi incamminerò insieme a Marco Pedeli per Amatrice. Faremo questa 2 giorni dove cercheremo di dare una mano nei limiti della nostra presenza a una città sicuramente disastrata, ma che grazie al principe Verotti sta facendo delle cose straordinarie perché sta concentrando interesse dell'Italia, ma non solo dell'Italia, su Amatrice e zone limitrofe. Insomma, noi saremo lì e questo è l'importante. Un saluto lo diamo a Sabatino che ci sta guardando in questo momento e a tutti gli amici che si stanno ponendo alla visione di questo video. Vi comunico poi che oggi, insomma, non c'è venerdì 4 agosto, vi posso garantire che su tutti e tre i quotidiani, su tutti e tre i quotidiani sportivi, almeno nella prima pagina nazionale non c'è una virgola, un richiamo alla Roma. Ma questo da una parte può dire, ma guarda un po' questi come trattano la squadra arrivata seconda in campionato e quella che probabilmente poi sarà una seria pretendente al campionato, che ne dicono questi quattro come cecati, diciamo cecati, ecco, diciamo prima così, e francamente non c'è veramente una virgola. Noi siamo contenti così, andiamo avanti. Intanto la Roma ha fatto recapitare un'offerta poco sotto i 20 milioni al Borussia per questo giocatore che si chiama Mohr, Emre Mohr. Se ne parla in una maniera importante. Se qualcuno si è andato a vedere gli spezzoni, gli highlights di questo ragazzo, si rende immediatamente conto che è veramente un gran bel giocatore. E forse, senza diventare poveri, la Roma ha trovato quello che potrebbe essere diventare il sostituto di Salah. Che sarà difficile, poi insomma vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, anche perché il campionato inglese inizia credo il 12, ma quello che è importante, lo ripeto, è proprio questa qualità da parte di Monchi, che come vi avevo preannunciato almeno da 10 giorni a questa parte, non sarebbe durata molto questa tira e molla, questo tentativo di arrivare su Marez. Dopotutto l'abbiamo detto, l'Eissa è squadra assolutamente molto ricca, per cui non avendo il problema di dover vendere niente, o gli dai quello che chiedono oppure vai in altri lidi. E quello è quello che sta facendo la Roma, nonostante il giocatore abbia provato, ma anche lì può provare in una maniera molto soft, anche perché se deve rimanere lì a giocare c'è ancora un contratto di 2 anni, mi pare, se non tre, quindi mi pare che poi la convivenza sarebbe veramente terribile per lui, per cui lui ha fatto quello che ha potuto e poi lì si è fermato. Io di questo Emre, che come ho detto ho visto gli ragazzi, qualche persona e anche qualche articolo di giornale tedesco, poi abbiamo avuto anche l'ausilio da parte di Massimo Cicognani, che insomma lui sta lì in Germania, e insomma le notizie che arrivano da parte di questo giocatore sono sicuramente delle notizie importanti, sono notizie che ti capacitano. C'è stata ieri la presentazione poi di Pellegrini, l'ho trovato con tanta grinta, con tanta voglia, parla già che vuole partecipare al mondiale. Insomma, è il giocatore, questo è importante. Se pensiamo di aver recuperato roba nostra con poco più, poco meno di 10 milioni di euro, ci rendiamo conto poi delle follie che vengono fatte in giro, ma questo, ripetiamo, tutti quelli che si scandalizzano, è come se questo sperperare denaro poi sia una cosa di tutti i giorni. Nel calcio, non so quanti anni sono passati dall'ultimo botto, sicuramente tanti, ma poi ho visto anche un servizio ieri su Sky dove faceva vedere che parametrando quelli che sono stati i denari spesi ieri, 222 milioni per questo straordinario giocatore, insomma, come Neymar, però ci siamo resi conto che addirittura nei paragoni qualcuno è come se avesse speso 440 di milioni d'euro, magari per uno come Ronaldo, sto parlando del Ronaldo, il primo Ronaldo, e poi anche altri, lo stesso Batistuta addirittura oggi avrebbe una quotazione intorno ai 182 milioni, per cui insomma tutto il mondo è paese, i soldi si sono sempre spesi nel calcio, nessuno
Credo che, sai, questi che fanno tutte queste opere di convincimento di chissà quali sperperi che con i soldi del calcio vorrebbero che si sanasse il male del mondo, senza contare che il male del mondo invece avrebbe bisogno di ben altro che del costo di un giocatore. Comunque, sai, questa qui è sempre una questione di ben pensanti che noi teniamoli da una parte per quel che serve, perché ovviamente ognuno deve scrivere quello che gli pare, anche perché argomenti non ce ne sono. Vi ripeto, non c'è una riga della Roma sui quotidiani sportivi nazionali, poi non so, magari nella pagina che vendono a noi lì si trovano gli argomenti, ma argomenti da poco, perché se non c'è un richiamo in un giornale nazionale, sulla edizione nazionale, si vede che insomma che sono pregnacce pure quelle. Detto questo, c'è una rabbia che sta salendo, adesso non so quanto di parte e quanto invece sia assolutamente vera da parte della. Un saluto a Marco, ciao Marco, Marco Liberti, non so quanto sia di drammatica questa situazione o meno, certo è che c'è il presidente della Roma che incomincia ad innervosirsi per questi tentativi di rinviare cose inrinviabili. Non c'è nulla, è ineluttabile che la Roma avrà bisogno del suo stadio. Adesso vedremo chi vuole in una maniera o nell'altra rimanere nella testa della gente, come quelli che hanno in qualche modo cercato di fermare quella che è una crescita ovvia, le aspirazioni di una città. Questa è la città, se non è la più antica del mondo, ma poco ci manca, ma sicuramente è la città più antica e più importante del mondo da quando è nata Roma. Perché non c'è stato mai nessuno in grado di avere le estensioni e il potere di Roma, e qualcuno se lo deve ricordare, che qui non c'è gente che sta pettinando bambole, ma c'è gente che nel sangue ha il sangue dei legionari, ha il sangue di quella Roma straordinaria che ha civilizzato tutto il mondo. Ancora 1400 d.C. c'era ancora una parte dell'impero romano che era in piedi, ma questa è una virgola, tanto per dire che la trascuratezza di tutto e di tutti, tanto più di quelli che governano questa città, che non si rendono conto di avere una fortuna immensa solo nel poter giudicare, fare quello che si dovrebbe fare per questa nostra Roma, e invece la lasciano nell'abbandono tra buche, immondezza, immondizia. Io tante volte faccio la Roma Fiumicino, e la Ostia Fiumicino, no, Ostia Fiumicino, perdonate, la strada che da Fregene porta a Fiumicino. Vi posso dire che sono almeno 10 giorni che ci sono dei vagoni, delle valanghe di immondezza, e se calcolate che a distanza di 1 chilometro da quel posto c'è un deposito appunto della nettezza urbana, vi rendete conto proprio veramente dello sfacelo, del menefreghismo, della gente che non è in grado neanche di fare il loro lavoro. Gli unici che sembrano fare il loro lavoro sono carabinieri, polizia e pochi altri, finanza, non lo so. Ecco, questi stanno in mezzo alla strada, rischiano la pelle tutti i giorni e tutti i giorni, insomma, sono lì per uno stipendio veramente, ecco, quello sì, assolutamente di fame. Ma se si mangiassero meno soldi, se facessero veramente, ma a livello nazionale, a livello regionale, si spendessero meno denari per le pappagoie di questi quattro politicanti per mestiere che hanno scelto di fare politica solo per succhiare sangue della gente. Non ce n'è uno che abbia una passione vera, anche se poi ce l'ha, il momento che arriva al potere, insomma, si dimentica di tutto questo e cercano ognuno di farsi gli affari propri. Non so se è veramente questo quello che tutti noi vogliamo. Io continuo a ripetervi che se non si ha rispetto della propria città, di questa città che si chiama Roma, allora siamo destinati veramente a finire nell'ignominia più assoluta, perché sta diventando una città assolutamente squallida, ridicola, allucinante, la città più bella del mondo, ridotta a un niente. E se c'è una squadra che vuole onorare il nome di questa città, come appunto la S Roma, anche lì si tagliano le gambe, si cerca di non farli andare avanti, perché se non mangio io non mangi neanche tu. Questa è ormai la legge che da qualche anno vige a Roma con questi santissimi, con questi personaggi assolutamente occulti e celati, anche se poi li conoscono tutti, che fanno il buono e il cattivo tempo. Ecco, a questo siamo destinati noi. Comunque hanno tolto o toglieranno a breve anche la tessera del tifoso, così come avveniva
ai tempi di Peppone o ai tempi di tanta altra gente, Zappavigna, il Mafia, insomma, quelli che in qualche modo, il Mortadella, quelli che in qualche modo hanno sempre cercato di tenere su anche la goliardia, lo sfottò, adesso è diventato tutto un becerume che non finisce più ed è un grande peccato. Comunque, come sempre, se non l'amate voi la Roma, chi pensate che possa in una maniera o nell'altra farlo, scusate, al posto vostro. Io più che dirvi che vi voglio veramente un gran bene, siete gran parte della mia vita, altrimenti anziché fare il giornalista mi sarei messo a vendere i tappeti sulla spiaggia e non sono proprio capace, la verità, insomma, il nostro appuntamento è chiaramente nei prossimi giorni, magari se c'è una notizia anche domani, se no da lunedì noi continueremo ad essere come sempre operativi in attesa che il 24 di agosto arrivi presto, perché alle 21 su Gold TV, sul canale 17, riprenderanno gli Orazzi e Curiazzi in TV. E poi vi farò sapere la data, non so se il 21 o il 28, che riprenderemo anche le nostre chiacchierate giornaliere con L Radio, con gli Orazzi e Curiazzi, appunto su L Radio 88 e 100. E noi, sì, è vero, hai ragione Sabatino, noi siamo antichi, non vecchi, l'ho anche sottolineato, abbiamo portato il diritto, ancora il diritto umano, la giurisprudenza, la cultura e le altre nel mondo, questo è assolutamente vero. La S Roma è l'ultimo balardo di una fede, rispetto per la nostra città, proprio il caso di dire, l'ultima legione. Un abbraccio a tutti, fortissimamente Roma, ma se non sei da Roma, ma che campi a fare, ridicolo.